E ci ritroviamo insieme per parlare di un'altra importante iniziativa, quella del Festival della Comunicazione, un festival itinerante che si sposta di anno in anno, di regione in regione, per portare i temi legati appunto alla comunicazione più vicini a tutti quanti noi. Tutto questo grazie al prezioso lavoro di Don Giuseppe Lacerenza, che è in collegamento con noi e che ringrazio per la disponibilità. Buongiorno Don Giuseppe, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Insieme a Suor Cristina Beffa, sei coordinatore del Festival della Comunicazione, appunto, che parte proprio domani e si sviluppa fino al 19 maggio, quest'anno nella diocesi di Pinerolo, siamo in provincia di Torino. Allora, Don Giuseppe, che cos'è il Festival della Comunicazione? Iniziamo ad entrare nel vivo del discorso. Sì, e intanto il Festival della Comunicazione è un focus che rientra all'interno di un evento che è chiamato Settimana della Comunicazione. È un'iniziativa che è nata 19 anni fa su ispirazione della Società San Paolo e delle Figlie di San Paolo, istituti religiosi fondati dal Beato Giacomo Alberione, che hanno proprio come missione quella di evangelizzare, portare Gesù nel mondo attraverso la comunicazione. Lo si fa attraverso la stampa, la radio, il cinema, la televisione, sono più di 100 anni. E proprio per questo, proprio forte di questa identità carismatica, nel 2006 si è pensato di valorizzare la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, celebrarla attraverso la Settimana della Comunicazione, che è costituita da una serie di eventi che si svolgono in tutto il territorio nazionale, nelle nostre sedi. Il focus, come veniva indicato, è il Festival della Comunicazione, che ogni anno si svolge in una diocesi differente. È un modo per, ecco, questo festival itinerante è un festival che viaggia nella penisola per conoscere territori, per comunicare con i diversi territori e in qualche modo fare una rete, creare una rete che, come dire, fino a quest'anno è costituita da 19 nodi. Ecco, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è proprio quello di riflettere sulla comunicazione, sui diversi linguaggi della comunicazione, dalle arti alla musica, la letteratura, e in particolare, ecco, su quelle che sono le nuove forme di comunicazione che siamo chiamati a vivere. Non siamo semplici spettatori, ma diventiamo protagonisti quotidianamente, facciamo ecco uso e abitiamo le nuove modalità di comunicazione. Infatti L'obiettivo è proprio questo. volevo ricordare il tema del festival di quest'anno che è Intelligenza Artificiale e Sapienza del Cuore. Molto molto bello, tra l'altro un tema che è molto caro alla nostra collega Maria Pia Picciafuoco. È vero Maria Pia? Certo, è proprio così. Un argomento proposto da Papa Francesco per la 58esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali e che è un tema di grande tendenza in quest'ultimo periodo, per cui è importante affrontarlo per essere appunto più consapevoli ed è, dicevo, mi piace moltissimo che avete associato a intelligenza artificiale la sapienza del cuore. Sì, l'ha associata il Papa proprio perché di fronte ai cambiamenti che comunque il mondo ci riserva, ogni cambiamento in qualche modo si inserisce all'interno del nostro stile di vita, del nostro modo di vivere, non solo quello del modo di comunicare, ma in tutto cambia la società, cambia la cultura attraverso questi nuovi linguaggi. E l'intelligenza artificiale lo fa in maniera preponderante. E allora ecco, l'obiettivo di Papa Francesco è quello di ritornare a ciò che è essenziale, vivere queste nuove tecnologie che sono meravigliose invenzioni dell'ingegno umano, quindi non vederle come diciamo così, dei nemici, possiamo dire, no? Ma cogliere le opportunità, essendo consapevoli anche dei rischi che comporta. Ecco,
E quindi l'obiettivo, a me ha colpito molto questa frase di Papa Francesco, sia quello di riallineare le nuove tecnologie alla comunicazione pienamente umana. Quindi se si parla di riallineamento, significa che le nuove tecnologie modificano comunque un po' il nostro equilibrio. Quindi è necessario ritornare, riequilibrare ciò che in qualche modo non lo è più. E questo è possibile farlo, dice Papa Francesco, proprio recuperando la sapienza del cuore. Se ci pensiamo, in questi ultimi tre messaggi, il Papa ha inserito sempre questo elemento importante, il cuore. Ascoltare con l'orecchio del cuore, parlare con il cuore, e quest'anno, ecco, si fa riferimento alla sapienza del cuore. Perché questo? Perché il cuore è la parte più intima di noi stessi, è l'essenza nostra, è il luogo di incontro tra noi, per conoscere noi stessi e per conoscere Dio, è il luogo del discernimento, è il luogo in cui si prendono le decisioni che sono coerenti con la verità. Ecco quindi l'importanza di trovare questo gusto, il cuore sapiente, ecco, la sapienza del cuore è un cuore sapiente, ossia un cuore che ha un sapore. Ha il sapore e il gusto della vita. Eh sì, volevo chiedere, ma sapienza, verità, parole che hanno un peso specifico dato proprio dalla storia anche della parola del Vangelo, resteranno con questo peso specifico? Mi spiego, perché ovviamente sì, l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, soprattutto per noi appunto giornalisti e comunicatori, ha ancora tantissimo contenuto a cui far riferimento. Quando ci ruba, tra virgolette, il mestiere. Però guardando lontano, io non sono poi così certa che appunto quello che noi diamo per scontato proprio come pilastri di verità possa restare. Rispetto a questo, mi sento un po' inquieta. Esagero, il mio cuore inquieto sbaglia. L'inquietudine, credo che sia positiva. L'inquietudine ci permette quindi di comprendere che c'è comunque un cambiamento e quindi che siamo chiamati a intervenire con la nostra vita. E uno degli elementi che ha citato è quello della verità, che è importantissima. Noi oggi, più di ieri, siamo veramente poveri di verità, ossia veramente ogni giorno subiamo notevoli informazioni con una velocità impressionante che non ci permette neanche di fermarci a riflettere e a comprendere se quell'informazione che abbiamo letto o ascoltato sia vera o meno. E con l'intelligenza artificiale generativa questo è ancora più complesso, perché il fenomeno delle deepfake praticamente produce delle immagini, dei video, delle informazioni che sembrano davvero reali, realistiche, in realtà non lo sono, quindi è ancora più rischioso. Però ecco, l'inquietudine è un aspetto positivo. E questo lo ha, se mi permettete, il nostro fondatore, il Beato Giacomo Alberione, ci è da maestro, perché nel 1900 ha compreso che la stampa al tempo era una ottima invenzione per la comunicazione, per comunicare a tante genti, ma presentava davvero tanti rischi, ossia la stampa veniva utilizzata tantissimo da persone che avevano come obiettivo quello di manipolare la verità e soprattutto le opinioni e le menti umane. E quindi cosa ha fatto Don Alberione? Non si è perso d'animo, ma ha pensato: noi come Chiesa siamo chiamati ad andare in quel mondo, nella stampa, in quel periodo storico, e quindi opporre alla stampa cattiva, fonte quindi di menzogna, una stampa buona, ossia una stampa che è portatrice di verità. Quindi ecco, è una sfida anche nostra, della Chiesa, ma della società intera, quella di utilizzare, di vivere queste nuove tecnologie per il bene dell'essere umano.
Grazie, grazie Don Giuseppe, hai fatto proprio centro, questi sono strumenti, tante volte lo diciamo, che vanno utilizzati con consapevolezza per essere utilizzati al meglio, tanto quanto siamo noi a produrre appunto delle notizie, dell'informazione, della comunicazione e soprattutto con i tempi che corrono quando attingiamo alle varie fonti, quindi ecco, grazie anche per questo Festival della Comunicazione, che si svolge appunto nella settimana della comunicazione, di cui abbiamo anche sito internet per poter approfondire i temi, gli argomenti e tutti gli appuntamenti, perché sono momenti veramente indispensabili che ci aiutano a districarci meglio nel mondo caotico, iperveloce, supersonico della comunicazione oggi. Quindi l'augurio di buon lavoro a tutti quanti voi che da domani fino al 19 maggio nella diocesi di Pinerolo darete il via a tutti questi bellissimi eventi. Ricordo il sito a cui potete attingere tutte le informazioni. Settimana della comunicazione.it, quindi è facilissimo, lo potete raggiungere e consultare per entrare nel dettaglio. Don Giuseppe, siamo ai saluti finali, non so se vuoi consigliarci qualche evento sugli altri o ecco, se vuoi semplicemente affidarci un messaggio di saluto. Sì, posso semplicemente ecco, dire che il Festival della Comunicazione è ricco, ci sono 32 eventi, quindi il programma è consultabile online. Quello che in qualche modo si è pensato all'interno di questo festival è quello davvero di valorizzare le realtà del territorio e far conoscere anche le diverse realtà del territorio. Il Festival della Comunicazione è un festival che mette in comunicazione le realtà che molte volte non operano insieme e quindi questa è l'occasione per comunicare e agire per il bene comune. Quindi semplicemente ecco, vi invito a seguire in presenza per chi potrà, ma anche online, tutte le iniziative per restare connessi non solo online ma anche nella realtà e nelle relazioni faccia a faccia. Grazie, grazie Don Giuseppe. Maria Pia, ti vuoi associare ai saluti? Un saluto veramente, un grazie, perché comunque non siamo solo nell'immateriale. Io credo molto appunto nello scambio anche in presenza, è fondamentale. Assolutamente. Grazie allora Don Giuseppe, ancora buon lavoro e magari ci risentiamo anche nei prossimi giorni per seguire più da vicino quello che sta succedendo, per cui ecco, restiamo in contatto, colgo il tuo invito in parola. Grazie. A prestissimo, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi volata finale di Just Today, a tra poco.